Dino Finolli è il nuovo questore di Bergamo. Tante le aree d'attenzione, sicurezza stradale, stadio, microcriminalità. Bergamo, la giunta cittadina, si taglia del 10% gli stipendi, nelle casse del comune 53.000 euro in più. Dalmine, quattro malviventi irrompono nel bar nella tarda serata e rapinano clienti e proprietari, poi fuggono in moto. Sciopero dei metalmeccanici contro la precarietà, traffico paralizzato dalla manifestazione per le strade di Dalmine. Agricoltura, il settore cresce nel 2011, segna un più 4,9%, in Bergamasca sono nate 91 nuove aziende guidate da giovani. Bergamo sempre più tecnologica, da luglio arriva l'applicazione per smartphone per conoscere appieno la città. Europei 2012, la nazionale di Prandelli torna in campo domani, c'è attesa per il delicato match contro la Croazia. Gran Turismo, la scuderia Black Team di Seriate in pista con la sua Ferrari tiene alto il nome di Bergamo. Le denunce di violenze sulle donne sono in aumento. Un po' è dovuto probabilmente a una presa di coscienza maggiore da parte delle donne, un grande aiuto invece lo dà anche l'associazione Aiuto Donna. E questa sera ne parliamo con Sara Modora, coordinatrice dell'associazione Aiuto Donna. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei. L'abbiamo detto nell'introduzione, cresce il numero delle donne che denunciano violenze, spesso sono violenze domestiche. Quali sono i numeri in Bergamasca? Allora, dall'inizio dell'anno Aiuto Donna ha accolto 125 richieste di aiuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che 125 donne dal 1° di gennaio ad oggi hanno fatto squillare il telefono di Aiuto Donna per chiedere aiuto, per chiedere informazioni, per chiedere consulenze, tutte donne vittime di violenza domestica, violenza che avviene all'interno delle mura domestiche, che coinvolge loro e coinvolge i loro figli. Donne che riportano episodi di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, donne che stanno vivendo una sofferenza altissima che le porta spesso a sentirsi senza via d'uscita, senza speranza e anche senza forza per poter dare anche speranza ai loro figli. L'obiettivo di Aiuto Donna è quello di aiutarle invece a capire che una speranza c'è, la possibilità c'è, l'importante è chiedere aiuto e avere il coraggio di fare il primo passo. Sicuramente è una strada faticosa, non lo neghiamo, però diciamo sempre alle donne, è l'inizio e non siete sole. Ecco, come associazione avete anche presentato un appello alle istituzioni. Quali sono i contenuti di questo appello? Cosa chiedete? Alle istituzioni abbiamo chiesto, non solo noi di Aiuto Donna, ma tutti i centri antiviolenza nazionali, quindi apparteniamo all'associazione DIRE, che è l'associazione nazionale dei centri antiviolenza, dove sono presenti più di 70 centri. Alle istituzioni abbiamo chiesto di mettere all'ordine del giorno di ogni agenda politica il tema, il problema della violenza domestica. Non possiamo correre ai ripari soltanto quando troviamo i titoli delle tragedie sui giornali, è necessario fare qualcosa prima, è necessario che le donne si sentano protette e al sicuro. E le istituzioni in questo, devo dire per la nostra esperienza, che collaboriamo molto con le istituzioni presenti sul territorio di Bergamo, parlo della questura, parlo dei servizi sociali del comune di Bergamo, ma anche dei comuni limitrofi, parlo degli ospedali, ecco, il nostro obiettivo è quello di continuare, anzi potenziare questo lavoro di rete, perché è il modo migliore per la presa in carico di una donna e farla sentire al sicuro. Ecco, poi conta anche moltissimo la formazione delle operatrici che aiutano queste donne a parlare, a denunciare le violenze, che siano anche in grado di saper riconoscere situazioni di rischio. Sì, assolutamente, questo tra l'altro è anche per noi la priorità in questi ultimi anni, è stato quello proprio di potenziare la nostra formazione per aiutare le donne a riconoscere se sono in pericolo di vita. Le donne abituate a sopportare arrivano a noi a volte minimizzando la gravità di ciò che stanno vivendo, quindi minimizzando quegli episodi che, sentiti da chi è esterno al fatto, chiaramente fa alzare l'attenzione. Parliamo ad esempio, un esempio concreto, per una donna che è venuta da noi, ha parlato con noi, era quasi normale che il proprio compagno andasse a letto con una pistola sotto il cuscino. Cioè, noi ci siamo preoccupate di questo, certo, e abbiamo aiutato a capire lei che
E invece questa cosa era quasi diventata la normalità. Ecco, quando si arriva a questo punto, si è veramente in pericolo di vita, ma non ci se ne rende conto. L'obiettivo nostro come operatrici è proprio quello di aiutare le donne, accompagnarle dentro a questa consapevolezza, che significa quindi poi trovare il coraggio di fare la denuncia, di fare delle azioni per dichiarare la condizione che si sta vivendo. Ecco, Aiuto Donna è molto radicata sul territorio, ci sono diverse sedi in Allora, Bergamasca. Aiuto Donna come sede operativa ha via San Lazzaro. Aiuto Donna collabora però con altre associazioni presenti sul territorio, che sono distribuite così. Abbiamo nella Bassa Bergamasca lo sportello Donna della cooperativa Sirio, abbiamo a Gazzaniga l'associazione Fior di Loto. Tutte le donne possono rivolgersi indistintamente a ciascuno di questi tre servizi, possono anche andare ai servizi sociali che comunque hanno il nostro materiale informativo, possono andare direttamente in questura. C'è il modo per raggiungere questi luoghi e cominciare a risolvere il problema. L'importante è riuscire a fare il passo e non rimanere bloccati, chiusi, con il cerotto sulla bocca, come Come sto stiamo vedendo vedendo nel video. in questo spot proprio Assolutamente. contro la violenza sulle donne. Tra l'altro, appunto, la sensibilizzazione parte anche dal contesto familiare più in generale. Non solo la donna in sé, ma proprio i familiari sono spesso in grado di denunciare queste violenze. I familiari chiedono aiuto, ci chiamano e ci presentano una situazione difficile. Noi diciamo al familiare, che può essere anche il fratello, quindi anche questo, vedete che non è una questione che gli uomini non Solo, certo, sesso sono, maschile e femminile, esatto, certo. assolutamente. Dicevo, i familiari chiedono di poter, come dire, sostituirsi alla propria parente che in questo momento magari non ha il coraggio di fare questo passo. Noi diciamo va bene, fate in modo di accompagnarla però e rispettate i suoi tempi perché è importante che sia lei a fare il passo. Quindi diciamo sempre richiamate o fate richiamare da lei o venite qui con lei, però fate in modo che sia lei a farlo. Non lo fa in questo momento, statele accanto, non giudicatela, non consideratela inferiore o incapace di fare delle cose. Per ognuna di loro c'è il tempo giusto e noi dobbiamo riuscire a rispettare questa cosa. Grazie, Grazie dunque a Sara Modora per essere stata con noi questa sera. Grazie grazie a voi. a voi telespettatori di Video Bergamo per averci seguito. Il TG Bergamo torna domani alle 19:15. Vi auguro una buona serata.